Al Centro Digital Health and Wellbeing ci chiediamo come possiamo usare le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale per aiutare le persone a mantenersi in buona salute o a potersi curare in modo efficace quando si ammalano. La nostra ricerca contribuisce a realizzare un sistema sanitario equo e sostenibile tramite lo sviluppo di tecnologie innovative che mettano al centro i bisogni dei cittadini e degli operatori sanitari. Per promuovere, per esempio, il benessere dei cittadini, partiamo dalle linee guida del Piano Nazionale della Prevenzione 2025 e realizziamo delle soluzioni digitali efficaci che siano di supporto sia alla prevenzione che ai percorsi di cura, coprendo un po' tutte le fasi della vita. Come lo facciamo? Sviluppiamo tecnologie di data science e intelligenza artificiale per la sanità, addestrando dei modelli di machine learning per la diagnosi, la prognosi e la predizione da dati clinici, genomici e immagini biomediche. Inoltre, implementiamo modelli di intelligenza artificiale generativa per lo sviluppo di dati sintetici per vari ambiti clinici, come ad esempio vetrini digitali per l'anatomia patologica o dati per simulare possibili terapie per pazienti cronici virtuali. In questi mesi stiamo anche realizzando un ecosistema di assistenti digitali che sono in grado di interagire con una persona in un determinato ambito clinico in modo che possa ricevere supporto medico grazie alle terapie digitali e al coaching virtuale. Tra i progetti che stiamo seguendo abbiamo Track Mamma, che aiuta le future mamme nella gestione della loro salute sia fisica che mentale durante la gravidanza e nei primi 2 anni di vita del bambino, e il progetto Track Arianna, che è rivolto invece alle donne con diagnosi di tumore al seno per supportarle nel loro percorso clinico.